blagoslov nábožných predmeta. Benedizione degli oggetti sacri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oremus. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ti preghiamo per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della Pace, versa la tua benedizione su di noi, tuoi servi, che chiedono la tua benedizione per essere protetti, nella vita accompagnati, nelle tribolazioni aiutati, nella disperazione incoraggiati. Ti preghiamo, Signore, rivolgi il tuo sguardo e imponi la tua mano potente su tutti gli oggetti sacri che i tuoi fedeli hanno portato qui. Crocifissi, statue, rosari, immagini, medagliette, catenine, candele, vestiti per gli ammalati, sale, acqua, olio e tutti gli altri oggetti. Versa in essi, Signore, la forza di Gesù risorto, perché tramite essi i tuoi fedeli siano protetti da ogni peccato e vizio. Il nostro cuore possa liberarsi da ogni paura e maledizione e fa che possiamo godere sempre la tua pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Voi e i vostri oggetti sacri benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso segue la preghiera di guarigione dell'anima e del corpo. Apriamoci adesso a Gesù. Apriamo i nostri cuori come Maria apre i cuori. E adesso dentro di te le parole di Maria. Eccomi, Signore, sia fatta di me secondo la tua parola. Eccomi, Signore. Govorimi, Gospodine. Parla, Signore. Signore, desidero ascoltarti. Hvala ti, Isuse, za tvoje riječi. Grazie, Signore, per le tue parole. Credi, soltanto credi. Ti ringrazio per le tue parole, quando tu mi dici non temere. Gesù, ti prego, rafforza la mia fede, la mia fiducia in te. Qualche volta è così debole. Sento di credere a te in un modo debole e invece credo alle mie paure, nelle mie paure. O Signore, rafforza la mia fede, la mia fiducia in te. Rafforza la mia speranza, rafforza la mia fede, Signore, perché io possa credere fermamente che a te tutto è possibile. Perché io possa credere fermamente che tu sei qui, che io sono nelle tue mani. Signore, rafforza la mia fede.
rafforza la mia fede, fede nella tua misericordia, perché io possa credere fermamente che tu mi perdoni, che tu mi ami. Gesù, io credo. Gesù, io credo. Gesù, confido in te. O Gesù, tu apri gli occhi al cieco. Anch'io spesso sono cieco, non vedo quello che è buono negli altri e vedo soltanto le negatività degli altri. Non vedo loro lati positivi, loro virtù, ma vedo loro debolezze, loro errori. Critico gli altri, giudico gli altri, condanno gli altri. Gesù, apri i miei occhi perché io possa vedere tutto il bene che è negli altri. Qualche volta sono insoddisfatto perché non vedo quello che tu mi hai dato e vedo invece quello che non ho. Apri i miei occhi, Gesù. Grazie, ti ringrazio per tutto. Ti ringrazio per ogni fiore. Ti ringrazio per ogni uomo. Ti ringrazio per l'universo intero. Ti ringrazio, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia.
Isuse, ti me pozivaš da praštam. Gesù, tu mi inviti a perdonare. Ja ponekad ne mogu oprostiti. Teško. Io qualche volta non riesco a perdonare. Faccio fatica a perdonare. Ljubav mi je potrebna. Signore, donami amore. Ho bisogno dell'amore. Donami l'amore, Signore, per la persona che non mi piace, la quale non sopporto, alla quale non ho perdonato. Donami l'amore, Gesù, per quella persona. Donami l'amore. Prikazujem ti, Gospodine, sada. Adesso ti presento tutte le mie schiavitù, tutto ciò che mi lega, l'odio può legare, l'invidia mi lega, mi fa schiavo, la gelosia, l'invidia, i pensieri negativi. Signore, ti preghiamo tutte le persone che sono schiave di droga, alcol, giochi d'azzardo, lussuria, impudicizia. O Signore, liberali. Signore, ti presentiamo tutte le persone schiave dello spirito impuro. Libera, Signore, tutti, liberaci tutti. Signore, ti presentiamo le nostre croci, le nostre sofferenze. Ti presentiamo tutte quelle croci che non abbiamo accettato ancora. Ti preghiamo, Signore, donaci la grazia di poter accettare le nostre croci. Donami la grazia di poter accettare me stesso, di poter accettare gli altri che sono la croce per me, sono pesanti per me. Ti ringrazio, Signore, per tutte le croci. Signore, donami la grazia di poter accettare il mio passato, di poter accettare la malattia, di poter accettare gli handicap. Di poter accettare i fallimenti. Signore, ti presento tutte le persone ammalate nell'anima e nel corpo. Signore, benedici tutti noi, tutti gli ammalati,
Tocca, Signore, ogni loro dolore, ma sia fatta la Tua volontà in tutto, Gesù. Sia fatta la Tua volontà, Signore. Dominus, il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.